E rieccoci finalmente su Pokémon Argento Soul Silver. Un attimo che sistemo la videocamera, la webcam, e con questa bellissima sigla che potete vedere possiamo iniziare. Allora, ok, e come vi ricordate dall'ultimo episodio, scusate, eravamo rimasti a l'ultimo allenatore prima della grotta di mezzo. Infatti, per la grotta di mezzo ci dice di entrare qua. Ah, intanto vi dico già che come faccio vedere adesso, ho allenato un po' Zubat portandolo dal livello 2 al livello 8 e ho intenzione di allenarlo ancora in questo episodio. Inoltre, siccome oggi è venerdì, poco fa sono andato dalla tizia del venerdì che si trova in alto rispetto all'ultimo centro Pokémon che abbiamo visitato, che ci dà un oggetto, ovvero Velenaculeo, che potenzia le mosse veleno. In questo caso per Zubat non è proprio per niente male. Ok, e quindi grotta di mezzo. Allora, lì intanto andiamo subito a prendere quella Pokéball, oggetto. Ci dà un attacco X che non utilizziamo per ora. Abbiamo trovato un altro Zubat. È un livello sotto al nostro, però noi come vedete non abbiamo ancora mosse potenti. Allora faccio una cosa, cambio e metto il nostro Gran Quilava e con un braciere scende Zubat. Ok, sempre a salvare, ci ricordiamo. Oh, questo è un mangiafuoco, si riconosce lontano un chilometro. Se poi avete giocato a Pokémon non potete non riconoscere un mangiafuoco, che come dice il nome è Pokémon di tipo fuoco. Le ovvietà, no? Della mattinata. Noi ovviamente non possiamo competere, diciamo, ancora. Quindi inviamo il nostro Quilava. Direi di andare di attacco rapido. Quindi ne servirà un altro. Però lui ci vuole dare fastidio. Comboato tirando dentro Zubat. Vabbè, ricambiamo. E vabbè, però allora sei stronzo, però. Vabbè. Faccio super suono per, diciamo, vabbè. Ci pensi tu, ho capito, a gestire i turni. Ah, proprio Sentret, no, qui là, vabbè, furbo in effetti. Senti, non ti faccio niente, allora. Sei un Vulpix bastardello, eh.
possiamo buttarti giù. Ah. Peccato che abbia spartito l'esperienza anche con Sentret, che non lo voglio allenare, onestamente. Tuttavia, è un Pokémon carino. Di tipo normale, può imparare sicuramente magari qualche MT. Allora, scendiamo da queste scale e ci troviamo in questa parte della grotta di mezzo, dove prendiamo subito Rocciotomba. Aspettate un attimo. Ma Rocciotomba, se io per esempio andando in nella sezione MT prendessi Rocciotomba, che è di tipo roccia, lo potrei insegnare a un nostro Pokémon? Proviamo. Oh, nessuno lo impara, bene. E va bene, va bene, va bene. Tutto a posto. Io aspetto che Zubat impari qualche mossa decente con cui possa sconfiggere anche gli avversari. E come vedete qui c'è uno specchio d'acqua. Per ora non possiamo attraversarlo perché non abbiamo surf. Però torneremo sicuramente in questa grotta una volta ottenuto surf, perché al di là di quello specchio d'acqua c'è... lo vedrete dopo. Non vi anticipo nulla, anche se comunque molti di voi già avranno capito. E... vedete, non posso neanche battere un Rattata selvatico, però posso fuggire visto che Zubat comunque è molto veloce. Questi sono gli avventurieri che hanno Pokémon prevalentemente roccia o terra. Ovviamente cambiamo subito, se non vogliamo essere massacrati da questo Onix. Andiamo di Braciere, che è comunque più efficace di attacco rapido, pur non essendo super efficace, essendo debolmente efficace su Onix. E poi comunque Braciere in certi casi può anche scottare. Del resto Onix, se non sbaglio, ci dà una buona esperienza. Infatti, vediamo, cresce PS, e tutto il resto è uguale. Come vedete la statistica più alta di Zubat è la velocità. Sgomento, che non è una gran mossa, va. E anche qui lava sale al 18. Allora, troviamo selvatici ogni secondo qui comunque. Geodude, vi ricorderete dallo scorso gameplay di Pokémon Oro, diciamo che è un carro armato. Sgomento, che vediamo com'è. Spettro, è spettro, sgomento. Proviamo. Ma fuggiamo lo stesso perché è troppo lunga. Io voglio sfidarti però, perché voglio l'esperienza. Proviamo con questo.
Ah, ma sanguisuga non è super efficace, aspettate un attimo. No. Ricordavo male. E comincia a boostarsi. Una lotta proprio infinita, però dai. Continuiamo. Lui continua a aumentarsi la difesa. Di questo passo ci vorrà una vita. Vabbè. Ma noi siamo allenatori di Pokémon. Non ci facciamo certo intimorire da queste inutili tattiche. Perché è anche vero che c'è il detto la difesa è il miglior attacco. Che però se non attacca poi alla fine prima o poi cede. Speriamo che ne sia valsa almeno un minimo la pena. Beh, dai. Grazie, no. Cambiamo. Lucidatura. Cioè si aumenta di molto la velocità. Vediamo se non attacco raro. Sì, dovrebbe tirarlo giù. Ho prevenuto l'aumento della sua velocità con un attacco rapido in caso avesse attaccato per primo. Anche se non credo a quel livello, però. Molto bene. Correndo aumenta, come vi ricordo, la probabilità di incontrare Pokémon selvatici. Di solito gli Zubat sono Pokémon da odiare con tutto il cuore nelle grotte. Però uno Zubat in squadra, quando diventerà un bel Crobat, fidatevi. Tanta, 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 tanta roba. Ma io quasi quasi... Io quasi quasi metto un repellente qua. Anche se possiamo incontrare Pokémon a livello... No, più veloci. Di Zubat, insomma. Però Zubat è comunque rapido. Molto rapido. Non penso che qui ci siano altri selvatici della stessa rapidità. Soprattutto essendo di tipo roccia. Coughing. Proviamo a fare una mossa. Veleno, spettro. Fa poco. Smog. È un rischio. No. È troppo un rischio che ci avveleni.
Giro il mondo per catturare Pokémon. Questo è un Poké fanatico, di solito hanno dei Pokémon abbastanza rari. Beh, Slowpoke non è proprio rarissimo. Qui cambio Pokémon e salgo al 10 con Zubat, che manca veramente un niente. Andiamo di attacco rapido. Proviamo con braciere. Allora. Ecco, l'effetto di sbadiglio è quello di farci addormentare dopo turno. Dai, svegliati qui, Lavone. Ok, sale la velocità. Qua c'è qualcosa, no? Ah, però magari qui. No. Pensavo ci fosse un oggetto nascosto, invece no. Qui c'è un oggetto. Mannaggia, è finito già il repellente. Ah, qui in fondo mi pare che ci sia qualcosa. No? Una sveglia in caso di addormentamento. Magari qua. Molto bene, come vedete piove. Diciamo va bene che per oggi può andare perché comunque la grotta di mezzo è sempre abbastanza piena di lotte, di sfide e quindi non vorrei allungare troppo questo nostro gameplay. E quindi, come sempre, dal vostro divano è tutto e alla prossima puntata.